Buon pomeriggio, ben ritrovati all'edizione Flash del nostro telegiornale e cominciamo dalla cronaca. Parliamo del dramma familiare che si è consumato a Pozzo della Chiana. Migliorano le condizioni della donna aggredita a colpi di martello dal marito, intanto l'uomo è indagato per tentato omicidio. È indagato per tentato omicidio il 53enne che ieri pomeriggio ha colpito con un martello la moglie alla testa. La donna, madre dei due figli della coppia, si è salvata perché è riuscita a correre in strada gridando per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del 118 che con l'ausilio del Pegaso ha trasportato la donna, una 48enne, al policlinico Le Scotte di Siena, dove è tuttora ricoverata. Il diverbio sarebbe avvenuto nella palazzina dove la coppia abita e sarebbe sfociato poi nell'aggressione da parte dell'uomo, poi fermato e trasportato in ospedale in stato confusionale. Il PM Laura Taddei, valutato il fatto, per il momento indaga per tentato omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Cortona. Si tratta dell'ennesima violenza familiare che indubbiamente fa riflettere sul valore della prevenzione e soprattutto sull'importanza di denunciare subito qualsiasi tipo di malumore. La donna, per fortuna, non è in pericolo di vita. Ancora la cronaca, un finanziere valdarnese è stato assolto dall'accusa di corruzione. I particolari nel nostro servizio. Era accusato di corruzione e accesso abusivo a banca dati, finanziere assolto dall'accusa principale e condannato a 6 mesi per la seconda. A sostenere l'accusa contro un finanziere cinquantenne la Procura distrettuale antimafia di Firenze, rappresentata dal PM Marco Dioni nel processo davanti al collegio del Tribunale di Arezzo, presieduto da Filippo Ruggero. Oltre al finanziere era imputato un valdarnese di origini campane. Stando a quanto ricostruito in aula, il campano, informatore del finanziere, avrebbe chiesto a quest'ultimo di fornirgli il nome di un carabiniere. Pensando, come ha detto il finanziere in aula, che si trattasse di un possibile nominativo per un'indagine, avrebbe fornito il nome e l'indirizzo anagrafico, ma poi avrebbe evitato di andare oltre, peraltro senza chiedere nulla in cambio. Proprio una volta appurato quest'ultimo particolare, il finanziere è stato assolto dall'accusa di corruzione e condannato a 6 mesi per l'accesso alla banca dati, un anno invece per l'altro imputato. Si è trattato di un bel processo, ha dichiarato il difensore del finanziere. Jacopo Gori, il mio assistito, aveva peraltro lasciato tutto in chat, segno della buona fede che speriamo poi gli venga riconosciuta in appello. Adesso voltiamo pagina. Guida Sanità, l'inserto del Sole 24 Ore, cita la CRT come esempio di clinica che attua protocolli sempre più basati sulle evidenze scientifiche come risposte alla riabilitazione, grazie anche alle tecnologie adottate. Sentiamo. Un passo avanti verso l'accreditamento a IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Per la CRT, la clinica di riabilitazione toscana, a cui la Guida Sanità del Sole 24 Ore ha dedicato un lungo articolo sui protocolli rigorosi e di ricerca attuati per l'impiego nella cura dei pazienti di tecnologie all'avanguardia, dalla stimolazione elettrica a quella magnetica transcranica. Fare ricerca in riabilitazione, come ben sanno Mauro Mancuso, direttore scientifico della CRT, e Laura Abruzzese, direttore della ricerca della clinica, vuol dire procedere in maniera critica non solo verso se stessi, ma anche verso le metodiche usate nella pratica clinica, seguendo ovviamente l'evidence-based discipline, ovvero la medicina dell'evidenza. Dal 2018 la CRT ha promosso un'attività di ricerca finalizzata al miglioramento dell'assistenza al paziente attraverso la sperimentazione, il confronto e la diffusione di strategie di cura. In altre parole, tramite la ricerca traslazionale che si realizza mediante professionalità e collaborazione. Negli ultimi anni sono stati adattati protocolli di studio che hanno adottato nuove tecnologie a supporto dei training riabilitativi convenzionali per verificare la possibilità di potenziare l'effetto terapeutico, aumentare l'efficacia e ridurre i tempi di applicazione. Infine, un significativo interesse è stato rivolto anche alla medicina di precisione, nell'ottica di ottenere programmi riabilitativi sempre più specifici e personalizzati. Un passo importante nella lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato nel territorio aretino è il giudizio espresso dalla FLAI CGIL, la Federazione Lavoratori del Settore Agroindustria, sull'apertura del primo tavolo istituzionale nato per affrontare questo problema. Se ne fa portatrice Simona Lelli, confermata segretaria provinciale dopo l'ultimo congresso. Il congresso provinciale della FLAI, categoria con quasi 1.600 iscritti in provincia, ha anche affrontato una serie di tematiche riguardanti le principali aziende del settore.
Un giorno all'impianto di San Zeno per le scuole di Arezzo. I bambini imparano così fin da piccoli l'arte del riciclo e del rispetto per l'ambiente. Un giorno all'impianto con tanti bambini delle scuole, perché si impara da piccoli come comportarsi bene con l'ambiente. Condivido in pieno, si impara da piccoli e noi siamo qua per dare il nostro contributo. Non siamo così superbi da pensare che questo possa cambiare la società, però sinceramente dare un granellino, qualunque granello c'è, è sempre meglio che vi sia in più che in meno. Quindi è una giornata che oggi è dedicata all'ambiente, dedicata al recupero, dedicata a insegnare a questi ragazzi l'importanza di fare una corretta raccolta differenziata, o meglio, aiutare i genitori a farla. Oggi vi sono 7 lavoratori, delle più disparate, dal carnevale di Foiano, che fa vedere la bellezza del carnevale, al teatro, a chi gli insegna cucinando la Barbara Lapini, diciamo, con zero spreco, a chi gli fa invece un teatro di alto livello, proprio con materiali di recupero. Tutto questo serve per creare una coscienza ambientale legata proprio a ridurre lo spreco, che nei nostri nonni era naturale, ma che noi abbiamo completamente perso. Portiamo ciclicamente bambini piccoli, bambini più grandi, perché si rendano conto concretamente che i rifiuti che gettiamo in un cestino non spariscono magicamente, ma in realtà devono essere trattati, e da problema che possono essere, possono diventare anche una risorsa per una società, insomma, avanzata come la nostra. E questa mattina nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è stato rinnovato il protocollo con le imprese agricole e forestali locali per la manutenzione del territorio. La manutenzione del territorio, come ben noto, è compito del Consorzio di Bonifica, che affida i lavori alle imprese agricole e forestali locali che si registrano nel proprio albo. Una scelta in cui noi crediamo fortemente, perché ci permette di fare i lavori in maniera efficace, efficiente e funzionale alle finalità dell'ente, e dall'altra parte reinvestire i soldi, appunto, del cittadino, quelli della contribuenza, sulle imprese locali, creando così un modello economico virtuoso. E questo permette di avere una presenza più puntuale nel territorio da parte delle imprese, un coinvolgimento del territorio stesso sulle attività del consorzio, su questa salvaguardia e mitigazione del rischio idraulico. Questa collaborazione è stata rinnovata ed aggiornata anche in termini economici. È anche una specializzazione nella specializzazione, perché l'azienda agricola vive il territorio, per cui chi meglio di lei può entrare nel merito anche di lavori di pubblica utilità. È linfa vitale, perché in momenti dopo la pandemia e dopo i rincari che ci sono stati nei vari settori, questo è un contributo importante. È una garanzia anche per tutti i cittadini, perché lavorare con delle imprese che hanno tutto l'interesse a che la bonifica funzioni in maniera efficace è anche una garanzia di economia, perché si risparmia, e anche di efficacia ed efficienza. Porta miglioramenti per quanto riguarda l'assetto idrologico, appunto, ma anche consente alle aziende di ottimizzare le loro attività, implementando l'attività agricola con un sostegno alla manutenzione del reticolo idrogeologico. Professionisti, medici e infermieri, società civili e autorità hanno partecipato al convegno La pace fa bene al cuore, organizzato da OPI Arezzo in Sala dei Grandi. Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, gremita per il convegno La pace fa bene al cuore, organizzato dall'Ordine delle professioni infermieristiche con il presidente Giovanni Grasso, che ha invitato le rappresentanze delle associazioni, i professionisti medici, in particolare il cardiologo Leonardo Bolognese, ma anche espressioni della società civile come Rondine, Cittadella della Pace. Noi lavoriamo certamente là dove i conflitti sono degenerati in guerra, ma lavoriamo anche qui da noi, dove i conflitti, se non sono prevenuti, non sono gestiti e trasformati positivamente, creano malessere. Quindi qui sta anche non solo la metafora, ma la sostanza del discorso, perché a educare, a trasformare i conflitti vuol dire creare bene per la persona, benessere, salute e produzione poi alla fine civile di benessere sociale. La prevenzione in campo cardiovascolare è uno degli aspetti più rilevanti e più efficaci nel
prevenire lo sviluppo di determinate malattie, fra queste l'infarto, quindi agire su tutti i fattori di rischio tradizionali e non tradizionali, comunque noti e modificabili, rappresentano degli obiettivi della cardiologia moderna. Sì, sono due concetti imprescindibili, perché è chiaro che quando ci si inaridisce, quando si diventa intolleranti, quando si perde rispetto per l'altro, il cuore subisce delle gravissime conseguenze dal punto di vista sia di stress fisico che di benessere, chiaramente. Quindi i nostri valori devono sempre tendere al rispetto assoluto dell'altro e alla pace come veicolo della vita. Ancora un albero di Natale particolare, attenzione puntata su quello di Rigutino, alto ben 16 metri, ed è stato acceso domenica scorsa alla presenza della parlamentare Tiziana Nisini e dell'assessore comunale Alessandro Casi. Nel nostro viaggio alla scoperta di alberi di Natale particolari ci soffermiamo a Rigutino, dove è stato acceso quello più alto di tutti. Sentiamo le voci festanti dei residenti e dei partecipanti alla cerimonia. Vogliamo ringraziare le associazioni che comunque si sono prodigate nella realizzazione di questo progetto che in un primo momento sembrava utopico, ringraziare immensamente la famiglia Icardi, che è la famiglia che si occupa delle luminarie di buona parte della nostra provincia. Strabiliante l'altezza, come ci spiega colui che ha acceso l'albero. Tutto LED, ma è 16 metri. Un ringraziamento particolare va anche ai commercianti che in un momento così difficile si sono organizzati per poter contribuire, sacrificare le loro casse sociali per dare un qualcosa e realizzare questo progetto. Questo progetto che vi promettiamo diventerà un progetto ancora più importante, perché quando abbiamo chiesto il sostegno del Comune, il Comune non ci ha detto di no, ma ci ha aiutati anche lui. Vi stringiamo la mano affinché questo progetto possa proseguire e andare avanti nel tempo. Grazie, grazie a tutti, spero di non aver dimenticato nessuno, grazie comunque a tutto Rigutino. E dopo l'ultimo servizio vi ricordiamo gli appuntamenti di questa sera, subito dopo il TG delle 20.30, TV Eventi, che oggi ci porta alla scoperta delle attività di un'agenzia investigativa, di seguito 9.10 spettacolo a cura di Barbara Perissi e ancora Bengodi con un focus sul cibo a chilometro zero, al termine Cronache e Commenti, il settimanale di informazione sull'attività della Giunta e del Consiglio della Regione Toscana a cura di Riccardo Ciccarelli. Alle 23 il consueto appuntamento con In Compagnia di Alessio. Ed è tutto per il nostro TG Flash, grazie per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento su Teletruria.